Allora, amici di Accordo, oggi con Guido Elmi, finalmente questa intervista a cui tenevamo da molto tempo, a Milano per la conferenza del Music Italy Show e del Music Heaven. Com'è stato il parto di questo progetto che... Beh, come tutte le cose che partono da zero, è molto difficile, però diciamo che non mi arrendo facilmente. Music Heaven Bologna, sapete, è stata dedicata alla chitarra. Abbiamo parecchi nomi di prestigio, tra cui Malmsteen, George Lynch, Timo Tolkien, che oggi è venuto in conferenza stampa, tra gli italiani Ricky Portera, Maurizio Solieri, Marco Tafao, insomma la rappresentiamo tutti quanti. E poi stiamo ancora lavorando, c'è la musica classica, che sarà fatto in una basilica il concerto di Aaron West, che è il massimo, così diciamo, la massima espressione della musica più popolare che riguarda la musica classica nella chitarra. Poi abbiamo dei concerti jazz, quindi molta roba, molta carne al fuoco per coinvolgere tutta la città in quella settimana che dedichiamo alla musica. Insomma. Molto rock comunque, abbiamo visto. No, cioè... Sì, vabbè, diciamo che il rock rappresenta oggi l'interfaccia fra i giovani e lo strumento, ma comunque sono presenti anche gli altri aspetti. Purtroppo la Torre degli Asinelli, per motivi, diciamo che soprattutto organizzativi, c'era il problema dei lavori, c'erano un po' di cose. No, non sono organizzativi, sono strutturali. Strutturali. Quando io l'ho chiesto mi avevano dato un ok, siccome gli uffici non si collegano uno con l'altro, mi avevano dato l'ok, ma senza sapere che c'erano dei lavori che finiranno dopo l'evento, ma confido di farlo quest'altr'anno. Va bene, insomma, noi auguriamo in bocca al lupo per la parte restante che manca, poi vedremo quello che le novità che si andranno ad aggiungere via via al programma, le metteremo anche su accordo.it. Grazie, in bocca al lupo e buon avvicinamento all'Ora X. Grazie.